Sia lodato Gesù Cristo, benvenuti fratelli e sorelle in questo messaggio del nostro Padre Celeste e della Santissima Trinità, ovviamente, e a Robert Bresson, questo mistico americano. Andiamo a leggere il messaggio, uno degli ultimi messaggi che sono stati comunque anche tradotti, del 28 dicembre 2022. Come sempre, richiamiamo in noi lo Spirito Santo perché possa venire a illuminarci sulla comprensione del messaggio. E è sempre bene richiamare lo Spirito Santo durante la giornata per farci comprendere come ci dobbiamo comportare con le persone e come ci dobbiamo comportare con noi stessi, perché con lo Spirito Santo riusciremo effettivamente, soltanto con il suo aiuto, a piacere a Gesù, a piacere alla Madonna, a vivere una vita degna della Santissima Trinità sulla terra. Cari figli, è giunto il momento in cui dovete prepararvi per il grande giorno. L'anima che ha bisogno di amore e compassione scoprirà in sé questa serenità e questo amore nel profondo di tutto il suo essere. È giunto il momento in cui molti gusteranno la dolcezza dello Spirito Santo. Oggi vi chiedo di preparare la vostra anima affinché possa ricevere questo fuoco d'amore con la massima dolcezza. Devi prepararti in tutta tranquillità a ricevere il sacramento del perdono per chi non ne ha la possibilità, ma per coloro che non possono riceverlo per mancanza di sacerdoti. Fate un atto di perfetta contrizione con la massima sincerità che il vostro cuore vi può portare. Figli miei, non trascurate le mie richieste, altrimenti la vostra trasformazione sarà dolorosa e difficile da portare a termine. Molti dei miei figli attraverseranno questa transazione che li riempirà e porterà loro tutte le luci della verità. Attualmente molti sono fuorviati da tutte le falsità che vengono trasmesse. Cari figli, è solo unendovi alla mia divinità che potrete riconoscere i benefici della grandezza di questo fuoco d'amore. Le luci che riceverai saranno per la tua anima un risveglio e una conoscenza che attualmente non ha. Questo fuoco si diffonderà su tutta la terra affinché tutti possano ricevere questa luce. Ahimè, molti la rifiuteranno perché i loro peccati saranno così grandi che non potranno passare per questo passaggio al fuoco del divino amore. Cari figli, vi chiedo di prepararvi a questo grande giorno attraverso la preghiera. Ti benedico, caro figlio, grazie per il tuo tempo, il tuo amore, papà, il tuo amorevole papà. Allora, io mi giro nel guardare il cielo. Anche perché i segni che ricevo nel cielo sono tantissimi e non si possono spiegare. In questo momento c'è una croce bianca in mezzo a tante nuvole nere che si sta pian piano dissolvendo. Questi sono gli angeli che ascoltano e vedono l'impegno che tutti noi dobbiamo portare nei confronti della Santissima Trinità, nel diffondere i messaggi della Madonna e spiegarli. Non basta diffonderli, ci vuole anche la spiegazione. Il nostro Padre Celeste, a Robert, lo possiamo chiamare Roberto, di cosa parla? Parla di questo avvenimento che, secondo me, inizierà attraverso i segreti di Medjugorje. Di questo avvenimento che spesso lo abbiamo portato sul canale YouTube e pochi ne parlano, è l'avvertimento universale. Infatti nel terzo segreto di Fatima si parla di questa luce. Infatti in un verso del terzo segreto di Fatima c'è scritto e venne una luce, che è Dio, qualcosa di simile alle persone che si vedono in uno specchio. Questa luce colpirà il mondo, questa luce è Dio, questa luce è il fuoco del suo Santo Spirito, è la seconda Pentecoste. Questa
questo fuoco, in questo fuoco, saremo risvegliati completamente tutti. Tutte le religioni sperimenteranno l'avvertimento, tutti vedranno non solo i propri peccati, ma vedranno anche l'inganno al quale sono stati sottomessi per migliaia di anni. Io parlo comunque anche delle religioni. E quindi ognuno di noi si deve preparare per arrivare il più purificato possibile a questo giorno che è sempre più vicino, a questa grande luce nella quale ci vedremo tutti in un grande specchio e ognuno di noi si troverà davanti lo specchio della sua coscienza e Dio con i suoi occhi ci mostrerà, i nostri occhi si fonderanno con quelli di Dio. E noi con gli occhi di Dio vedremo i nostri peccati, vedremo la malvagità della no della del nostro essere, ma vedremo anche l'opposto, quindi la luce, l'amore, il perdono, la carità, l'imitazione di Cristo, della Madonna, le preghiere, le opere, vedremo la verità che è Gesù Cristo. E quindi in questa grande manifestazione d'amore dell'avvertimento universale ci dobbiamo preparare tutte le settimane. Dobbiamo andarci a confessare, oppure una volta al mese, dobbiamo andare il più spesso possibile a messa e dobbiamo fare un cammino serio di conversione, perché una parte dell'umanità rifiuterà questo evento, lo vivrà, però ritornerà alle cose mondane pensando che questa cosa sia stata fatta dagli scienziati per ingannare l'umanità. Ma è impossibile e lo capiranno presto. Molti si toglieranno la vita per il numero dei peccati che hanno fatto e quindi il nostro compito, prima di tutto, è quello che noi ci dobbiamo preparare a questo avvenimento di cui tantissimi mistici, veggenti, profeti ne parlano. Allora, io spero che voi possiate approfondire nel vostro tempo libero. Andando su Google, andando su Facebook, andando su YouTube e scrivendo avvertimento universale per approfondire questo avvenimento.